Consiglio comunale, iniziamo con la lettura dell'ordine del giorno. Sì, ho Primo con punto, l'appello. Allora, Baudino, presente, Agostino, presente, Reinerio, presente, Caretto, Casali, Reanconto, Verga, Borrelli, presente, Martena, presente, Filanino. Ok, c'è un collegale. Possiamo procedere. procediamo. Punto numero 1. Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Allora, sono Sto state le parola al elezioni segretario. l'8 e 9 giugno, sono stati eletti i consiglieri nominativi che ho detto prima. Ovviamente ogni consigliere ha reso le proprie dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, eccetera, e quindi si tratta di votare adesso la... Scusa, nell'appello Gallicchio non è stata nominata. Gallicchio, non ti ho nominata? Scusa. Santa Allora, Gallicchio, scusa. Manca proprio la riga. Gallicchio, però se abbiamo saltato la riga, va Non lo bene. È che io ho messo in Va avanti, dobbiamo ridurre i costi della politica, si inizia la spiega subito del così. No, no. È che non ho portato bene l'altra volta. Scusa Teresa. Comunque sei stata attenta, Comunque sei stata attenta, brava. Anche la Gallicchio è stata eletta, quindi dobbiamo convalidare anche lei. Allora, come vi dicevo, c'è state le elezioni, cioè, ogni consigliere ha reso le proprie dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, io da quello che ho potuto fare ho verificato. Quindi si tratta di votare la convalida delle elezioni. C'è una doppia votazione, la prima sulla convalida e la seconda per dare immediata eseguibilità alla delibera così diventa immediatamente efficace. Quindi, se non ci sono obiezioni o rilievi, se il sindaco è d'accordo, pongo in voto, o in votazione l'approvazione della convalida degli eletti. Chi è favorevole? Tutti, quindi unanime. Per l'immediata eseguibilità? Perfetto, grazie. Ho posto. Passiamo al secondo punto. Sì. Giuramento del sindaco ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e integrazioni. E qui devi... Prima di Scusa, farlo. a Sì, l'ho accorciato. Adesso vediamo se... Bene. Abbiamo da leggere... Sì, quello che devi leggere Semplicemente, è leggo tutto, leggo solo, faccio solo il giuramento, giuramento. certamente. Okay. Allora. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Concluso. È molto succinto. Bene, possiamo, quando si va in votazione, No. è un giuramento, via. Punto numero 3. Comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale ed esame della proposta del sindaco degli indirizzi generali di governo. Queste erano le Ok, allora. Ok, vabbè, visto, No, 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 visto, vai andiamo. Ok. direttamente lì. Il sindaco, in esecuzione del disposto dell'articolo 46,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, successive modifiche e integrazioni, dà comunicazione al Consiglio Comunale del proprio provvedimento in data 18 giugno 2024, con il quale ha nominato la Giunta Comunale nelle persone dei signori di seguito elencate e come allegato elenco al presente verbale: Agostino Sergio, vice sindaco, e Reanconto Ivano, assessore. Propongo un applauso. Il sindaco comunica che all'assessore signor Agostino Sergio sono state conferite le deleghe in materia di lavori pubblici, mobilità, viabilità e trasporti, urbanistica, edilizia privata, verde pubblico, mentre all'assessore signor Reanconto Ivano sono state conferite le deleghe in materia di ambiente e territorio, cultura, turismo, tempo libero, lavoro, artigianato e attività produttive. Il sindaco specifica che saranno conferiti specifici incarichi ai consiglieri in modo da organizzare dei gruppi di lavoro tematici che supporteranno la giunta nel suo operato. L'obiettivo è quello di armonizzare l'attività politica con quella degli uffici. Va bene? Diamo una lettura. Adesso non andiamo magari a leggerlo nel completo il mandato, farei una lettura della premessa e poi magari leggiamo per somme righe le parti principali.
Linee programmatiche di mandato 2024-2029, il gruppo civico per San Giorgio negli anni ha costantemente cercato di mettere in atto il proprio principio fondante, ovvero rendere San Giorgio Canavese, la frazione Portereggio, un luogo di qualità, con il coinvolgimento collettivo di amministratori pubblici, residenti, commercianti, imprenditori, fruitori e visitatori. E intento comune è quello di sviluppare quanto già realizzato e consolidato, di completare i tanti progetti avviati o progetti con la, o progettati con la convinzione di poter attuare e concretizzare nuove idee, ponendo particolare attenzione alle future possibilità di sviluppo. Essenziale sarà la necessità di procedere in un percorso di condivisione con la cittadinanza, con un costante rapporto di dialogo in risposta ai bisogni reali, e di rafforzare ed accrescere i processi di collaborazione con le strutture commerciali e aziendali del territorio, così come con le realtà associative locali da sempre sostenute e riconosciute come valore aggiunto e caratterizzante della nostra comunità. Analoga attenzione deve essere riservata alle realtà del territorio, volendo confermare il cammino di confronto e di collaborazione già intrapreso negli anni passati, volto all'arricchimento del paese e alla proiezione dello stesso in un contesto più ampio, che veda San Giorgio Canavese, la frazione Portereggio, sempre più parte attiva nell'ambito canavesano. In quest'ottica, finalizzato a ottimizzare le risorse necessarie per fornire risposte puntuali e concrete per le esigenze specifiche dei singoli cittadini, mirata a una visione più ampia di sviluppo del paese con progetti di medio e lungo termine e col consolidamento delle relazioni istituzionali già intraprese, verrà proseguito il lavoro intrapreso e per rendere San Giorgio e la frazione Portereggio una realtà sempre più accogliente, funzionale, produttiva, ricreativa e vivibile. Abbiamo poi riportato per intero il programma di mandato che abbiamo presentato in fase elettorale, che viene poi suddiviso in strutture e infrastrutture, ambiente, sicurezza e protezione civile, associazionismo, attività locali, commercio, viabilità e parcheggi, organizzazione e comunicazione, salute, politiche sociali della vita alla pari, istruzione, sport e politiche giovanili, cultura e turismo, entrate comunali, bilancio. Non mi soffermerei a leggere nel dettaglio il programma, l'abbiamo già analizzato in fase preelettorale, l'abbiamo condiviso sul sito istituzionale e agli atti, quindi questo dobbiamo... È da notare questo, a questo punto, se non ci sono interventi del sindaco d'accordo, porrei in votazione, anche qui doppia votazione, c'è cioè una votazione sulla delibera e un'altra sull'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti? Perfetto. Immediata eseguibilità? Unanimità piena. Perfetto. Perfetto. Allora, il quarto punto all'ordine del giorno sono le elezioni della commissione elettorale comunale. Se vuoi giusto. Allora, questo è un adempimento che dobbiamo fare necessariamente nel primo consiglio, e si tratta di eleggere i componenti della commissione elettorale comunale, che cosa faranno? Sceglieranno gli scrutatori per le prossime elezioni politiche, regionali, europee, come è stato nell'ultimo caso delle elezioni in cui avevamo regionali, comunali amministrative, tutte in una volta sola, e anche per il referendum, ci fossero dei referendum. Allora, vi spiego un attimo come funziona, perché è più complicata rispetto alle altre delibere. Dunque, dovremo fare due votazioni su dei bigliettini che adesso vi darò, due votazioni, una per i membri effettivi, che sono per il sindaco e il membro di diritto, e non vota, quindi sono 10 consiglieri che voteranno qui. Ci sono 3 componenti effettivi e 3 supplenti, 2 della maggioranza e 1 della minoranza, cioè 2 effettivi della maggioranza e 1 effettivo della minoranza, 2 sostituti della maggioranza e 1 sostituto della minoranza, perché deve essere rappresentata in tutte le commissioni, in questo caso visto che c'è una lista. Quindi faremo 2 votazioni, dovrete segnare nella prima votazione i nominativi degli effettivi, quindi per la minoranza 1, per la maggioranza 2, mettendo il cognome, mi raccomando, il cognome. Poi con 2 di voi che farete da scrutatori accerteremo l'esito, tanto è una cosa molto, molto rapida. Dopo fatto questo faremo la votazione per i sostituti, che saranno di nuovo 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza, sempre a scrutinio, cioè a scrutinio segreto con i fogliettini che vi darò. Le regole sono queste: doppia votazione, il sindaco non prende parte alle votazioni, è già membro di diritto, è richiesta la presenza della minorità dei consiglieri, ma ci sono tutti, ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3. Se ci sono parità di voto, viene eletto il più anziano d'età. La minoranza consigliare deve essere rappresentata. Bon. Quindi queste sono le regole di ingaggio. Vi do i fogliettini, iniziamo con i membri effettivi. 3.
2, 3, quanti ne mancano? Tutti, l'avete tutti? Bisogno? Tu no, perché non voti. Allora, dunque, chi della minoranza vuole fare lo scrutatore? Io. Va bene. Maggioranza? Una donna? Vecchio, dov'è? Teresa. Boh, ok. Benissimo, datemi pure. Allora, inizia qua. Grazie. No, è la mia. Aspetta. Vai. No, allora, qua. Era come lo faccio con ora. Allora, li avete raccolti. Allora, Martina e okay, mettiamo qua la votazione più lunga. Vedo che allora adesso vedete, facciamo lo spoglio. Iniziamo. Mi segni tu le... Sì, sì. Allora, Verga... Gli scrittori qui non servono. No, lo facciamo noi, loro fanno... No. Verga ha preso un voto per la maggioranza. Mettiamoli qua. Verga. Gallicchio, sempre per la maggioranza, ha preso un voto. Casali, per la maggioranza, ha preso un voto. Qua sono gli effettivi, eh. Casali, maggioranza. Verga, maggioranza. Verga, maggioranza. Verga, maggioranza. Borrelli, minoranza. Borrelli, minoranza. E Borrelli, minoranza. Dunque, in base all'esito direi che sono eletti per la maggioranza Verga con 4 voti, Casali con 2 voti e per la minoranza Salvatore Borrelli. Ce l'abbiamo ripetere. Dobbiamo ripetere. Stessa... No, dobbiamo ripetere perché non bisogna avere meno 3 voti. C'è stato. No. 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 Ok. No. Se non de... o saranno. È vero, hai ragione. 3 voti non valgono per la minoranza. La minoranza è a poi. No. Beh, è vero. Purché non inferiore a 3. Sì, dobbiamo ripeterlo allora. Ok. Perché la maggioranza è espresso. Sì. Ma un momento. Perché non inferiore a 3? Ma ha preso solo 2 voti. Casali. Chi? Casali. Hai ragione, non te lo ripeto. Sì. Facciamo una tornata. Se rifacciamo una tornata, vedi? Tanto. Ma ha voto solo la maggioranza a questo punto? Direi di sì, perché voi l'avete già detto, facciamo solo la maggioranza. Sì, sì, meglio. No. Facciamo più in fretta. Sì. Allora, prego. Minoranza è a posto, abbiamo... Voi siete a posto. Ok, meno male che Laura me ne ha fatto il giorno dietro. Siete stati correttissimi. Mettiamoli dentro? Sì, qua. Allora, speriamo in una sorte migliore. Verga, maggioranza. Casali, maggioranza. Casali. Verga. 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 Casali, perfetto. Direi che... Perché poi finiscono i biglietti, ragazzi. Ok, perfetto. Siamo a posto. Quindi, per la maggioranza abbiamo... Allora, quindi, i membri saranno i seguenti effettivi. Verga e Casali per la maggioranza e Borrelli per la minoranza. Stessa storia per i supplenti. 1, 2, 3. Ivano, prego, con piacere. 3, 4, 5, 6, ne manca ancora forse uno. Bastano, ma sì. Okay. Grazie. Qua, qua. Tutti perfetto, ok, benissimo, facciamo lo spoglio, poi sono i componenti supplenti, Gallicchio maggioranza, Caretto maggioranza, Martena gruppo di minoranza,
Caretto, maggioranza. Teresa Gallicchio, maggioranza. Caretto, maggioranza. Caretto, maggioranza. Caretto, maggioranza. Martena, minoranza e Martena, minoranza. Abbiamo lo stesso problema. Dobbiamo... La minoranza è a posto, la maggioranza deve... Dobbiamo parlare di biglietti. Sì, dai. Sì, sì, ne abbiamo ancora di biglietti, ne ho fatti in abbondanza. Volevo tirare con le lunghe. Comunque, voi siete a posto, ragazzi. Abbiamo avuto di là per le lunghe. Sì. Grazie Ivano. Grazie. Scusa. Ta-da. Via. Allora, iniziamo. Gallicchio. Caretto. Gallicchio. Caretto. Caretto. Gallicchio, ci siamo. Caretto, direi che abbiamo anche definito. Caretto 4 voti, Gallicchio 3 voti, quindi i componenti supplenti saranno Caretto e Gallicchio per la maggioranza e Martena per la minoranza. L'ultima cosa che vi chiedo è di votare anche qui l'immediata eseguibilità, ovviamente il sindaco non vota, quindi per rendere immediatamente efficace il provvedimento, chi è favorevole? 10, tu ti astieni perché sei io. Ok. 10 su 11, sindaco. Astieni. Boh, io ho finito. Va bene. Possiamo chiudere sì, no, no, il consiglio. Si chiude il consiglio. Grazie.